Come abbiamo qui anche il sindaco uscente Roberto Di Pardo, al quale chiediamo, come abbiamo fatto anche al suo antagonista, in questo momento come sono le sensazioni, visto che siamo già 10 ore dall'inizio dello spoglio, che sarà davvero lungo domani però. Allora, venerdì sera nel corso del comizio Michele ti ha detto che le sensazioni erano positive e oggi non sono cambiate quelle sensazioni, anzi è stato un crescendo, poi vediamo perché bisogna sempre aspettare l'urna. Sai per caso a quest'ora, sapevamo che a mezzogiorno l'affluenza per le comunali a Petacciato era del 20%. In questo momento, con qualche rilevazione, c'è Do il stata? numero 1400 votanti contro i 700 di stamattina a mezzogiorno. Quindi diciamo che Sì, leggermente l'affluenza è buona. l'affluenza è buona, fino a stasera alle 11 c'è tempo. Di solito vanno a votare 2400, 2300 Perfetto. comunali. Quindi diciamo, Quando andremo, penso e che anche vada. secondo te, se l'affluenza è massiccia, ci sono buone prospettive, secondo la tua esperienza? Sì. Ma Petacciato storicamente comunque 2300-2400 persone vanno a votare a prescindere A se siano prescindere due o se... tre le liste. Le comunali sono sentite, quindi. Senti, voi pensate in questa campagna elettorale di aver messo in campo tutte le vostre forze, diciamo, sia di idee e di persone? Non vi rimproverate nulla? O No, avete assolutamente no. qualcosa da, Non ci diciamo... rimproveremo nulla, crediamo di aver saputo illustrare il nostro programma e quello che vogliamo fare per Petacciato e i nostri concittadini. Siamo convinti di aver saputo rintuzzare quei pochi attacchi che sono arrivati sul nostro mandato, perché noi siamo un'amministrazione uscente e soprattutto confidiamo molto su quello che è l'operato dell'amministrazione uscente, perché chiediamo il voto e chiediamo di essere premiati per quello che abbiamo fatto. Senti Roberto, se domani sera, insomma, verso quest'ora già dovremmo sapere qualche indicazione precisa, se non proprio ufficiale ma almeno precisa. Ecco, se martedì mattina voi sarete ancora come amministrazione, il sindaco e tutta l'amministrazione presente al loro posto, che cosa farete per prima? Prima cosa che farete per dare una continuità? Continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo risposto a tanti bandi del PNRR, tanti ne stanno uscendo. Ne manca uno proprio che credo che scadi mercoledì o giovedì sulla digitalizzazione del comune. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato e dove abbiamo lasciato praticamente ieri. Quindi ci Praticamente. sarà continuità con quello che è stato il nostro operato. E ti faccio anche la domanda opposta. Se malauguratamente dovesse andare male, perché dobbiamo metterla anche questa in cantiere, non è che poi sono le urne quelle che dicono, ecco, che cosa succederà? Voi come affronterete questa Ma eventualità? sicuramente la prima cosa che si fa è l'in bocca al lupo di buon lavoro Vabbè, a quello chi ha diciamo, vinto, da buoni perché sportivi, da no, no, buon... perché da buoni sportivi si rispetta quello che è la volontà Certo, della è cittadinanza. indubbiamente. E ci si mette a disposizione per collaborare. Io l'ho fatto un mandato da minoranza e l'ho fatto in quel modo e lo farei nello stesso modo, ma credo che non sia un'eventualità, o meglio, mi auguro che non sia un'eventualità. Almeno me lo auguro, Noi almeno me lo le auguro. abbiamo previsto la malaugurata ipotesi che possa succedere, perché comunque Certo. non possiamo scartarla questa cosa, perché comunque poi, ripeto, sono le urne che diranno il verdetto. Assolutamente sì. Quindi, bene, allora, che dire Roberto, come ho fatto anche con il tuo antagonista, in bocca al lupo, viva il lupo, Viva il lupo, si risponde assolutamente. così adesso, giustamente, e poi vedremo domani a quest'ora saremo qui a serie dirette e sarò qui per fare la prima intervista al Al nuovo nuovo sindaco. sindaco o l'uscente No, comunque che sarà il nuovo comunque sindaco, sarà il perché nuovo c'è la sindaco. proclamazione del Comunque nuovo vada, sindaco. sarà il nuovo sindaco, anche se è lo stesso, o seppure quell'altro antagonista. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Grazie a te, Michele.